Si è svolta martedì 4 dicembre 2012 all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino la cerimonia di inaugurazione del nuovo volo Roma-Abu Dhabi di Alitalia, operato in co-sharing con Etihad. Alitalia è l'unico vettore a servire da Roma la nuova destinazione ed è inoltre la prima volta che la compagnia italiana arriva ad Abu Dhabi, uno fra i più importanti hub al mondo. Sergio Berlenghi, capo dell'aviazione commerciale di Aeroporti di Roma, ha parlato dell'importanza dell'ampliamento del network dello scalo verso il mercato degli Emirati Arabi Uniti. Apriamo una nuova destinazione. Fino ad oggi non avevamo il collegamento diretto con Abu Dhabi, da oggi questo è possibile e grazie alla collaborazione tra Alitalia ed Etihad non sarà soltanto possibile raggiungere Abu Dhabi, ma anche destinazioni ulteriori, quali l'Australia, Sudafrica e tanti altri punti nel mondo che sono appunto collegati direttamente via Abu Dhabi da Etihad. Durante il volo, Avionews ha avuto la possibilità di intervistare Andrea Tucci, vicepresidente per le alleanze e gli accordi del network di Alitalia, che ha illustrato le prospettive offerte da questo nuovo collegamento. Qual è l'importanza di questo volo nel contesto di un rapporto più a largo raggio con Etihad? Con Etihad noi abbiamo una collaborazione dal 2009, operiamo questo volo noi finalmente all'interno di questa collaborazione. E questo ci consentirà di poter finalmente servire una serie di mercati che diversamente avremo qualche difficoltà a servire. L'hub di Abu Dhabi in effetti è perfetto proprio per questi flussi di traffico, per l'Australia piuttosto che per il Sudafrica, piuttosto per le Seychelles e l'area del Golfo. Infatti già i primi flussi di traffico che riscontriamo a bordo di questi voli corrispondono a quelli che erano il nostro disegno. Riteniamo che una collaborazione più bilanciata, dove anche noi siamo presenti sullo scalo di Abu Dhabi, potrà favorire ulteriori sviluppi della relazione. Vede la possibilità di simili accordi con altri vettori nel futuro? Diciamo che la strategia di Alitalia è sempre stata quella, da quando si è rifondata nel 2009, di sfruttare collaborazione su hub importanti. Lo facciamo con il partner principale Air France, lo facciamo con Delta su JFK, lo facciamo con KLM su Amsterdam, lo facciamo con Etihad su Abu Dhabi. Abbiamo una buona collaborazione con altri vettori SkyTeam che hanno degli hub interessanti. Aeroflot, noi voliamo su Sheremetyevo, che sta crescendo in termini di potenzialità di traffico e potenzialità di connettività, per cui un modello di collaborazione di questo genere evidentemente lo possiamo esportare anche al di fuori. Che livello di risultati pensate di avere da questa nuova rotta? Eccezionali, altrimenti non l'avremmo aperto. No, allora, in questo contesto dell'andamento dell'industria, credo che queste collaborazioni facciano del bene alle compagnie, perché permettono di poter servire molti più punti, come avevo detto inizialmente, in maniera molto efficiente, per cui siamo sicuri di poter tenere bassi i costi, offrire un prodotto molto accettabile dal mercato, anche dal punto di vista concorrenziale, dal punto di vista dei prezzi che potremo presentare alla clientela. Ci attendiamo soprattutto una ottima copertura di rete e una collaborazione che, grazie ad Etihad, che potrà vendere anche i suoi prodotti su Roma, potrà permettere uno sviluppo del traffico su Fiumicino che attualmente non abbiamo. Concludendo, l'ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Giorgio Starace, ha sottolineato l'importanza dei crescenti rapporti commerciali tra l'Italia ed il paese medio orientale. Era tempo di aggiungere questa rotta alle già molteplici rotte che collegano questo paese attraverso Dubai, con le città italiane, perché, il business che c'è tra Italia ed Emirati Arabi Uniti è destinato a crescere. Ci sono grandi complementarietà, è destinato a crescere il turismo. Ma io direi che un aspetto estremamente importante è che questa alleanza tra i due vettori è un'alleanza che sicuramente collegherà diverse aree d'Europa e dell'Africa settentrionale attraverso lo scalo di Fiumicino con diverse rotte che provengono dall'Australia, dall'Asia attraverso la grande rete di Etihad.
è un'iniziativa strategica che noi abbiamo molto appoggiato e incoraggiato, vogliamo andare molto avanti. L'Italia in questo paese cresce e crescerà molto di più negli anni a venire. Siamo molto forti e anche consapevoli che lo stile italiano è molto molto gradito negli Emirati Arabi Uniti.